Signorina, quale monnezza dalle quali? Ma che monnezza? Quale monnezza dalle quali? Abbiamo la relazione del geologo che scola tutto il percolato nelle piante, nella piazzola. Dove? Dove? Questa nei buccetti qua. Sta tutto movito qua. Allora, se non sapete, i giornalisti, quando ci vengono? Hanno scritto qua cornuto, è venuto all'appicciato, ma non ha posto. Sono il deputato Barbato, buongiorno. Si può spegnere la telecamera, per come si può riprendere? All'interno non si può riprendere, ma questa è una strada pubblica e quindi può riprendere quando vuole, perché su una strada pubblica non è vietato riprendere. Quindi per accedere qui, per andare lì dove sono le coballe dietro di voi, e qui non ci si può accedere. Io sono un deputato della Repubblica, sì, ed entra... Ma noi siamo dipendenti, perché non abbiamo nessun, allora, tipo... chiedete a chi, con questo, chi vi comanda... Ci lascia, lei se ce l'ha magari... No, io appartengo allo Stato, sono un deputato della Repubblica Italiana. Se avete paura dei deputati della Repubblica, no, Italiana e dello Stato, ma si figurati, è stata in fibrillazione. Dobbiamo avere vi rifiutate di farmi entrare, questo è il mio destino. No, quindi sapevano male loro. No, non penso. In questo incendio la dimostrazione che il nostro allarme non era senza fondamento, la ragione fondata. Tra l'altro queste piazzole, non so se già è stato detto, sono state costruite senza rispetto delle leggi, in quanto avrebbe dovuto fare la via, non è stata mai fatta. Quando sono state conferite le coballe è stato fatto ricorso al TAR, dato ragione al comune, per cui vietava il deposito di queste coballe, ma in nome dell'emergenza si è fatto di tutto. Sarebbero dovute essere rimosse già da tempo, perché sono già dal 2006, alcune piazzole hanno addirittura il tale e quale. È diventata ormai una vera e propria discarica abusiva, perché i siti di trasferenza, quali sono questi, massimo dopo un anno dovrebbero essere rimossi i prodotti che stanno depositati. È impensabile che in una zona totalmente recintata, presidiata da esercito e da un istituto di vigilanza privata che viene pagato con i soldi pubblici, ebbene, si può anche appiccare un incendio qui dentro e nessuno vede nulla. Innanzitutto non erano fatte neanche a norma, tra l'altro sono state fatte anche delle osservazioni di tipo tecnico, sia dall'ARPAC che da un professore università, il professore Ortolani, che rilevò alcune inadempienze. E quindi sotto l'aspetto tecnico non erano poco funzionali. Non avrebbero dovuto avere, non dovevano essere proprio realizzate, perché avrebbero dovuto avere la via e non l'hanno avuta. Non si doveva conferire materiale, perché poi tra l'altro c'era già era un territorio devastato dalla diossina, tant'è che Prodi emise un'ordinanza, dichiarò Acerra territorio devastato, aveva un disastro ambientale dovuto alla diossina. C'è il secco, cioè carte e plastica, ed è quella che è stata appiccata, la piazzola numero 2 dove c'è stato l'incendio, dove c'è ancora là dentro, a terra c'è un lago di acqua nera. Questi lavoratori, che sono i dipendenti del consorzio, da 2 mesi non percepiscono lo stipendio. Devono venire fuori anche le responsabilità, anzi io dico le colpe, di uno Stato, cominciando dalla provincia di Napoli, che guarda caso emette un'ordinanza e dopo pochi giorni c'è un incendio proprio in quella piazzola che doveva essere svuotata. I dirigenti della fabbrica della Fiat hanno invitato gli operai a tenere tutto chiuso e non uscire fuori, perché la fabbrica della Fiat di Pomigliano, che era lì, era totalmente presa da questa nube tossico velenosa che abbiamo forse ancora qui nell'aria. Singolare che il battaglione San Marco, l'esercito, voleva inibirmi a fare delle foto da lì e intanto non ha visto quelli che sono venuti ad appiccare l'incendio. Noi non vogliamo questo piano criminale, vogliamo una raccolta differenziata porta a porta, vogliamo che non si facciano gli inceneritori. Vogliamo il riuso, la filiera per il riciclo, che può dare lavoro. Dire che c'è una crisi e non mettere in atto le politiche che possono creare lavoro è criminale. Aprire delle fabbriche di morte come gli inceneritori è criminale. La regione Campania produce 2,5 milioni di tonnellate l'anno di rifiuti e il piano prevede che vengano bruciati la metà con gli inceneritori. Loro mantengono sempre una differenziata massima al 50%.
non puoi andare oltre, quindi questo praticamente ti fa aumentare quella che va in discarica e in inceneritori. Questo è un piano che varrà per, possiamo dire, per almeno per i prossimi 20 anni, perché se io decido di costruire degli inceneritori, il minimo proprio che possono campare è 20 anni. Sembra che il piano, indipendentemente da quanti rifiuti si producono, stabilisce sempre gli stessi fabbisogni. E quindi una cosa, diciamo sì, abbastanza strana. Allora, se noi tenessimo invece conto di una previsione realistica, diciamo così, con una riduzione del 10-15% di rifiuti, quindi quello che, diciamo così, al 2015-2016, in realtà in Campania non si produrrebbero 2.723.000 tonnellate all'anno, ma fra i 2.300 e i 2.451 tonnellate all'anno. Guardate che non è poco, perché in realtà è un inceneritore da 400.000 tonnellate. È stato dimostrato da studi della regione Lombardia, quindi una pubblicazione ufficiale della regione Lombardia, che quando si ricorre alla raccolta porta a porta la produzione di rifiuti diminuisce mediamente del 10%. Innanzitutto perché c'è una legge, la 152 del 2006, che impone a di riciclare, di raccogliere in maniera differenziata il 65% dei rifiuti. Cioè per 20 anni la provincia garantisce alla Danico 300.000 tonnellate di rifiuti all'anno, che più o meno è la percentuale di rifiuti prodotta dalla provincia di Salerno, che vi ricordo è tra le province che fa il maggior numero di raccolte differenziate. Il piano è stato costruito al contrario, si è deciso prima quanti inceneritori fare, certo. E poi a un certo punto praticamente si è deciso che costruiamo i dati sulla base dell'incenerimento che ci serve. Loro hanno presente invertito la gerarchia dei rifiuti. Se la comunità europea dice che alla fine ci sono discariche e inceneritori, in Campania facciamo l'inverso. Ma questo è facile da dire, perché? Che con gli inceneritori e con le discariche tu togli subito la spazzatura dalle strade e hai fatto vedere che hai fatto, che il problema è risolto. Ma il problema non è assolutamente risolto, perché sappiamo benissimo che dove c'è un inceneritore alle spalle c'è una discarica per mettere le scorie degli inceneritori. Capisco che c'è una certa politica di destra e di sinistra e di centro che ha più interesse che ci siano rifiuti per strada, che ci siano rifiuti da incenerire o da mandare in discarica, perché questo mette in moto dei meccanismi di spesa enormi, più di quanto già sia stato sprecato e rubato qui in Campania 1.100.000.000 che sono andati in fumo. Le regioni d'Europa che hanno una percentuale di inceneritori pari praticamente al 50% di quello che producono sono fermi come percentuale di riciclaggio al 50%. Nazioni invece che hanno una percentuale di inceneritori più bassa hanno una percentuale di riciclata più alta, quindi i calcoli sono semplici. Il piano regionale stima, diciamo sì, il fabbisogno di incenerimento a 1.531.000 tonnellate l'anno. Sarebbe il 59% dei rifiuti prodotti secondo le stime del piano regionale rifiuti. Quindi se calcoliamo una riduzione del 10-15% della produzione dei rifiuti e una raccolta differenziata del 75%, significa incenerire circa il 70% dei rifiuti prodotti in Campania. Quindi una cosa che non succede in nessun paese europeo e in nessuna regione italiana. Per la localizzazione degli impianti, il piano prevede la localizzazione a Napoli, Caserta, Salerno, e alla domanda come mai avete pianificato questi inceneritori hanno risposto dicendo che questi inceneritori erano previsti per legge e quindi loro in qualche modo non hanno fatto altro che applicare la legge. Una legge non autorizza un impianto, una legge comunque è un provvedimento amministrativo che autorizza un impianto, è necessaria tutta una procedura tecnica, amministrativa, che valuta se un impianto può essere realizzato in quel posto, se è giusto che quell'impianto venga realizzato oppure no. Invece nel periodo dell'emergenza si è giustificato con la deroga a tutte le normative possibili l'autorizzazione di impianti, sono stati autorizzati per legge, lo stesso inceneritore di Acerra è autorizzato per legge. In questo piano prevede che gli inceneritori ovviamente pianificati adesso verranno costruiti fra 5 anni, se va tutto bene, e quindi potrebbero una ragione ancora in più per poi essere inutili quando entreranno in funzione. Loro prevedono di realizzare questi impianti tra la fine del 2014 e la fine del 2015. Ciò significa che comunque da qui ai prossimi 3 anni almeno noi non sappiamo come dobbiamo affrontare il problema, perché il piano comunque non ci dice domani mattina cosa fare.
Gli inceneritori sono i produttori delle peggiori nanoparticelle. Perché le peggiori? Perché negli inceneritori si brucia praticamente di tutto, quindi le particelle che escono hanno una composizione chimica che è estremamente varia e variabile. Sappiamo che inducono malattie, sappiamo che inducono le malattie più terribili, perché vanno dalle malattie cardiovascolari, ictus, infarto, tromboembolia polmonare, a un incredibile numero di varietà di cancro, ma vanno dagli aborti alle malformazioni fetali, addirittura fino a malattie cioè quasi impossibili da immaginare per un addetto ai lavori, come per esempio il diabete, cosa che la gente normale non immagina. Che cosa abbiamo scoperto noi? L'abbiamo scoperto già 14 anni fa, che queste polveri riescono a entrare nell'organismo umano, cosa che più o meno non è una scoperta, perché lo si poteva immaginare, ma la scoperta grossa è che una volta entrate non escono più. E questa è una cosa che non era nemmeno immaginata. E la scoperta ulteriore è stata che non solo non escono più, ma una volta entrate provocano malattie. Poi abbiamo scoperto che passano da madre a feto, cioè tutta una serie di altre caratteristiche negative a margine che creano problemi molto molto grossi. I filtri sono in grado di filtrare solo le particelle primarie filtrabili. Di queste particelle, cioè che sono una piccola parte, diciamo un 5%, di questo 5% loro fermano soltanto la parte grossolana, quindi una frazione di questo 5%. La parte grossolana che loro hanno fermato, dopo un secondo e mezzo, due secondi al massimo, intasa completamente il filtro. Quindi l'ingegnere che ha progettato questo inceneritore, questo filtro, fa attraversare il filtro da un getto di aria compressa fortissimo, cioè ogni due secondi, secondo e mezzo, due secondi, il filtro viene colpito da questo getto fortissimo di aria compressa che libera le particelle dal filtro, quindi queste particelle rientrano in circolo. Quindi i filtri non servono assolutamente a nulla, perché il poco che fermano lo fermano per circa un secondo e mezzo, due, per poi essere liberate di nuovo. Loro hanno portato come soglia bassa la raccolta differenziata, proprio perché hanno interesse a costruire gli inceneritori. Il problema è che sappiamo benissimo che gli inceneritori, ci sono i chip 6 sopra, che sono questi incentivi che chiaramente vengono dati, e quindi hanno interessi a farli passare come energia rinnovabile che tutti paghiamo. E chi investe sugli inceneritori si trova gli inceneritori costruiti a spese nostre, la monnezza gratis e fa i soldi sulle spalle nostre. I chip 6 sono praticamente è un marchingegno per cui vengono drenate risorse vitali per le energie rinnovabili, quali fonti alternative, e ne abbiamo bisogno, a favore sono stati artatamente spostati sull'inceneritore, facendolo diventare termovalorizzatore, ovvero sia quello che si produce come corrente. Vengono poi premiati con questi chip 6, che sono praticamente dei soldi un po' come il GSE per i pannelli solari, cioè lo Stato regala soldi a chi ci sta avvelenando. L'inceneritore di Acerra è identico a tutti gli altri inceneritori, quindi non ci sono differenze. L'unica differenza è tutto il pastrocchio che è nato alle spalle insieme a questo inceneritore. Sono stati obbligati da un decreto ministeriale a prendere i fonti FAS, che erano per la sanità, per l'edilizia sanitaria, e obbligare la regione Campania a comprare l'inceneritore. È evidente ancora una volta come praticamente le lobby di potere che sono in questo momento al Parlamento si stanno obbligando a spostare risorse vitali. In un momento come questo la sanità ha bisogno, sembra strano che vengano spostati verso l'inceneritore a favore della in presidio. Mi pare che voglia spendere qualcosa come sopra i 300 milioni di euro. Allora, qui al giorno credo che siamo intorno su tre catene in funzione, mi sembra che siamo sulle 1600 tonnellate al giorno. Il problema è che l'inceneritore ha avuto dei problemi, perché non bruciando CDR, combustibile da rifiuto, ovvero sia rifiuti selezionati, bruciava praticamente rifiuto speciale tossico nocivo di provenienza industriale,
che abbiamo, che noi comitati abbiamo scoperto che per una quota parte del 66% è composta, cioè il solo 33% è RSU, rifiuto solido urbano, il resto sono rifiuti ospedalieri, rifiuti industriali di dubbia provenienza, ma anche di provenienza nota, che praticamente hanno di fatto come dire, creato un traffico che si aggira intorno ai 20 miliardi dati Lega Ambiente nel 2010 di euro, quindi con una quantità tale di denaro è un po' improbabile che si riesca a risolvere il problema a breve. Per quanto riguarda l'inceneritore, avrebbero dovuto pagare una cifra per ogni tonnellata bruciata e questi soldi furono pure dati dalla FIBE e tramite il commissario di governo, però sono stati sempre trattenuti e mai dati al comune di Acerra. Per quanto riguarda le ecoballe, anche sulle ecoballe doveva esserci un ristoro per il materiale depositato e anche questo ristoro non c'è mai stato. Noi abbiamo ragione di credere che molto probabilmente sono stati, i valori sono sforanti e in qualche caso possono anche essere stati taroccati, perché chi dovrebbe controllare, in questo caso l'ARPAC, prima di entrare in un sito militare deve bussare, quindi hanno tutto il tempo di risistemare il tutto, quindi abbiamo di questi problemi. Siamo per certo coloro, per la tipologia di prodotti che hanno bruciato, hanno avuto problemi sulla caldaia, tant'è vero che è stata erosa perché la quantità di acido fluoridico che si è andato a creare ha fatto sì che praticamente la caldaia venisse completamente mangiata. Sono dovuti intervenire applicando degli acciai particolari ad alta resistenza proprio per evitare, per cercare di lavorare in questo senso, e i gas che si sono andati a creare poi dopo erano pieni di mercurio, pieni anche di altre sostanze come diossine e furani, e su diossine e furani ricordo che la diossina è un cancerogeno come il furano, sono considerati cancerogeni di classe 1, cioè molto pericolosi, e basti pensare che un grammo di diossina è la dose annua sopportabile per 4,5 milioni di persone, un grammo. Qui si parla di diossina prodotta a chili, come quella prodotta quando c'è stato l'incendio della piramide di Ecoballe. Questa tipologia di impianti non è assolutamente in grado di ridurre la diossina. Quello scasso era lì da ormai da anni, diciamo da circa 20 anni, esisteva quello scasso che era un vero e proprio supermarket di merce rubata, i veicoli venivano smontati e venivano rivenduti a pezzi. Stranamente in quest'anno c'è stata la rimozione di quegli scassi. Credo che dietro c'è qualche altra cosa, c'è il progetto della costruzione dell'inceneritore, pure perché da un dialogo personale con il consigliere regionale del PD mi disse proprio questo, disse: ma voi che protestate a fare per la costruzione di questo inceneritore? Noi vi faremo un regalo grandissimo, vi regaleremo la rimozione dello scasso. Poi c'è il grosso problema di Giugliano per quanto riguarda le ecoballe, il grande regalo che ci hanno dato tutte le varie emergenze e rifiuti fatte apposta, perché sappiamo benissimo che tempo addietro le ecoballe erano garanzie per le banche, quindi erano soldi. Ora non valgono più niente, perché per come sono penso che non possano essere neanche incenerite. 11 campi di calcio riempiti da quelle ecoballe, non so come possano essere a questo punto smaltite, bruciate, io non so quale inceneritore con quale filtri possano bruciare quelle balle, che ci troviamo di tutto, cioè là c'è una forte percentuale di arsenico, una forte percentuale di piombo, ma non so come fanno a bruciarle. Qualcuno diceva di tombarle appunto con cemento armato. Queste sono le balle sotto sequestro, queste sono antecedenti al 2005, le famose balle, quelle là
altamente pericolose di cui non si sa cosa c'è dentro e che sono oggetto del processo Romiti-Bassolino. Quindi quando parliamo di ecoballe e di balle dobbiamo fare un distinguo, perché ci sono quelle là sotto sequestro che sono queste, e se sono sotto sequestro dai NOE un motivo ci deve essere, dalle balle di Taverna del Re che invece sono state depositate lì dopo il 2005. Le balle dovevano andare ad Acerra. Acerra tecnicamente non le può bruciare perché l'inceneritore aggriglia. L'inceneritore è previsto in questa area cosiddetta vasta, dove insistono più discariche, quelle censite che sono ancora in azione e dismesse. Quando si parla di bonificare un territorio ovviamente si pensa a tutt'altro, mentre l'inceneritore, bruciando qualcosa che non è legittimo, perché ovviamente le balle non sono legittime, non sono eco, automaticamente si avrà una ricaduta di polveri sottili, nanoparticelle, diossine su un territorio già devastato di per sé. Ricordiamo che c'è il geologo Balestri, che è il CTU della Procura, il quale ha dichiarato già il disastro ambientale di questo territorio, quindi diciamo che oramai già il fatto che si coltivi in modo abusivo, perché ci sono delle ordinanze emanate dove ci sta il divieto di coltura, di irrigazione e di raccolto, cioè tutto questo agli occhi dell'amministrazione che invece è orba, perché ovviamente garantire la tutela alla salute dei cittadini significa impedire queste colture. Non dimentichiamo che questi terreni sono ad alta infiltrazione camorristica, quindi bisogna ben valutare quando si fa un'opera del genere. E poi non dimentichiamo che costruire qui un inceneritore, al di là di tutti i danni ambientali che andrà a fare, sarà un deprezzamento di tutta la fascia costiera. Tutte le persone che hanno investito su questo territorio avranno un danno infinito. C'è una legge del 2007, 87, numero 61, articolo 3, che impedisce di costruire altri impianti di smaltimento definitivi su questo territorio. Allora, se la legge esiste, va applicata in tutto tondo.